Ciao, eccoci qua. È un pezzettino che non giro un video, sono ritornato dal Giappone e come quando uno ritorna dopo 2 mesi in un posto ci sono sempre tante cose da fare. Innanzitutto chiedo scusa con le tantissime persone, avrò circa un 50-70 persone che attendono di parlare con me e bisogna che aspettate almeno la prossima settimana, quindi chiedo scusa se qualcuno ha urgenza assoluta di parlare con me, ma sto cercando di fare veramente quello che posso. Nel frattempo faccio delle considerazioni, perché una delle persone, delle tanti che mi hanno scritto, mi hanno detto: Lorenzo, io faccio un po' di fatica a chiudere le persone, anche se sono interessate, una volta che hanno visto la presentazione della mia attività, mi puoi dare dei consigli? Allora ho pensato di darti, quindi Marco che mi ha scritto, ma per tutte le persone che mi vedono, 2 consigli su 2 ingredienti da aggiungere al tuo bagaglio di competenze e di abilità per chiudere in modo più efficace la sponsorizzazione. Innanzitutto voglio dire che non è che la sponsorizzazione va chiusa tramite della magia, ok? Ma è il processo e il risultato naturale dei ricontatti successivi, quindi il processo e il risultato naturale di più contatti che hanno come scopo quello di rinforzare la relazione con la persona e quello di informarla anche gradualmente sull'opportunità, sugli strumenti e sulle cose che dovrà andare a fare. Per appunto questo lettore della newsletter ho pensato a 2 consigli, 2 ingredienti da mettere. Il primo è la postura. Con il termine postura si intende un atteggiamento? Si intende un atteggiamento che è fatto da tante diverse cose, ma la più importante è quella del non attaccamento al risultato. Ti faccio un esempio: se tu vai in un negozio a comprare dei vestiti e vedi che la persona, vedi che in quel negozio o in un ristorante magari, che per vivere o per riuscire nell'attività dipendono da te, tu non sei tanto tranquillo nell'acquistare quel prodotto e servizio. E la stessa cosa quando il tuo futuro sponsor mette tantissime aspettative e tantissima pressione per farti iniziare. L'atteggiamento dello sponsor dovrebbe essere: io sono felicissimo se tu entri, ma anche se non entri io ad ogni modo avrò successo lo stesso, quindi questa notte dormo e sto abbastanza tranquillo. Quindi questo è il primo, è la postura. L'altro aspetto fondamentale sono le domande. Io mi ricordo appena sono entrato in banca, ormai penso a 12 anni fa, il funzionario che mi aveva preso con sé mi ha detto: Lorenzo, ricordati una cosa, chi domanda comanda. E lui era la persona che vendeva, ok, il commerciale più bravo, uno dei commerciali più bravi della allora filiale di Cagliari, sì, perché ho iniziato in Sardegna. Mi diceva così: chi domanda comanda. E domandare significa anche fare domande, piuttosto che parlare significa anche mettersi nella postazione del consulente, quindi della persona che analizza, della persona che si informa sull'altra persona, ha interesse sull'altra persona prima di prescrivere una soluzione. Ma le domande sono importanti non solo per questo, anche perché le domande reindirizzano il focus, quindi reindirizzano come una persona, dove va a finire il pensiero della persona. Per esempio, una persona che ha appena iniziato, che dopo che ha fatto vedere la presentazione dice: che cosa ne pensi? Una domanda del tipo che cosa ne pensi fa andare
il pensiero verso cose sia verso cose positive, ma il nostro pensiero naturalmente tende ad andare verso cose negative. Allora, per indirizzare il focus, una domanda più appropriata potrebbe essere: cosa ti è piaciuto di più di quello che hai visto? In modo che il cervello della nostra persona si focalizza sulle cose belle, sulle cose che gli sono piaciute. Fare domande significa anche sviluppare la capacità di ascoltare. Ci sono delle persone che hanno la naturale tendenza a parlare l'80% del tempo. Ci sono anche persone logorroiche che per esprimere un concetto ci stanno mezz'ora o un'ora. E io non lo consiglio assolutamente. Ti consiglio di prendere coscienza prendere coscienza del fatto che magari hai la tendenza di parlare un po' troppo e fare uno sforzo continuo per chiuderti proprio letteralmente la bocca nel momento in cui vorresti parlare, e piano piano vedrai che i tuoi risultati miglioreranno. Io mi auguro che questo video ti sia stato d'aiuto. Condividilo se ritieni che sia di valore, condividilo con le persone su Facebook, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!